Una decina di lavoratori di un'azienda in subappalto di un cantiere del gruppo Percassi a Milano ha oggi inscenato una clamorosa protesta a 60 metri di altezza. I lavoratori dell'impresa subappaltatrice Sideco sono saliti stamattina sulla gru per rivendicare il mancato pagamento delle retribuzioni di ottobre. Si tratta di quante persone coinvolte e di che cifra stiamo parlando? Allora, sulla gru intanto sono saliti una decina di lavoratori, ma le retribuzioni arretrate sono per circa una trentina di lavoratori, quindi conteggi alla mano dovremmo essere sui 50.000 euro. Ecco, avete avuto un incontro con la Percassi, che cosa è venuto fuori da questo incontro? Noi abbiamo lavorato in queste 2 ore con l'incontro con l'azienda per strappare un documento nella quale ci fosse scritto questo impegno e che questo impegno fosse poi trasmesso ai lavoratori per farli scendere. I lavoratori, tutti stranieri che nel cantiere hanno eseguito opere in cartongesso, sono scesi dalla gru solo al termine delle trattative fra la Percassi e i sindacati. Le parti si rivedranno il prossimo 15 gennaio per trovare una soluzione. Tu sei uno dei lavoratori che è salito Sì, sulla siamo gru. saliti, poi sono andato giù dopo che è arrivato il carabinieri e la polizia per intervenire. Parliamo con il carabinieri e la polizia, ve le spieghiamo la cosa come sta, perché loro cambiano sempre la cosa. Voi siete saliti per protestare perché non venivate pagati e No. adesso invece l'impegno è di trovare una soluzione di pagarvi. Esatto, ok, adesso che l'hanno acceso di un contro, il 15 dopodomani, e vediamo cosa più fanno. Dell'impresa in subappalto sembra non ci sia più traccia. L'impresa subappaltatrice, la Sideco, ci dicono che è scomparsa, ma ci dicono anche che la Percassi è in causa con questa azienda perché di queste situazioni di irregolarità contrattuale ne hanno già avute altre. Questo dei subappalti è un grosso problema per l'edilizia. Sì, questo dei subappalti a cascata purtroppo è un problema, anche perché le imprese fanno costruire tutto in subappalto. Nel caso specifico dovremmo anche affrontare il tema della fuga del contratto nazionale degli edili, perché per alcune fasi lavorative come quelle del cartongessista sono applicati col contratto metalmeccanico, pur essendo nella sfera di applicazione contrattuale del settore edile.